Abbiamo lasciato la sorgente e quindi concluso il primo atto del racconto del parco. Questo profano che è entrato nel giardino è finalmente diventato un apprendista e questo apprendista maturo può entrare adesso a partecipare del grado del compagno. Il grado del compagno si sviluppa tutto all'interno di un feudo trecentesco immaginato da Canzio e qui lo scenografo si spinge addirittura a inventare dei personaggi che popolano questa scena. La prima scena è quella dell'ingresso al feudo e è fondamentale per la comprensione di tutto. Noi ci troviamo qui tra l'edicola di Maria, in perfetto chiave neogotica, e sull'altra parte, sulla sinistra della nostra visuale, abbiamo questo piccolo borgo medievale diroccato che è stato realizzato sulla collina di Rimpetto al fine di parlare della dualità dell'anima umana che si spacca tra atti meravigliosi, sublimi, vicinissimi a Dio e atti bassissimi di una materia densa e pesante come il piombo, come quello dell'odio tra fratelli e quindi la guerra. Di là il feudo dei nemici, sopra la nostra testa, adesso pian piano saliremo, il castello del capitano, questo mitico personaggio che ci racconta del suo feudo e delle lotte intestine che ha dovuto vivere per sconfiggere il nemico. Mentre il primo richiamo era quello di una anima pura, rivolta ad altri ideali. Il profano fa il suo primo passo nell'iniziazione dopo un periodo di meditazione, il romitaggio. In quel periodo si spoglia dei metalli, degli aspetti deteriori dell'anima che lo appesantirebbero nel lungo viaggio. Una volta iniziata da apprendista, impara a rapportarsi con gli elementi, l'elemento maschile dell'oasi mediterranea, l'elemento femminile del camelieto, e man mano che lavora con gli elementi, ascende dal mondo fisico, dal mondo degli elementi, dei quattro elementi di fuoco, aria, acqua e terra, al mondo animico. E il mondo animico è il mondo dove l'uomo si trova da un lato a casa e dall'altro esodato, al di fuori della sua stessa natura. È il mondo dei contrasti, è il mondo in cui la luce ed ombra cominciano ad avvicinarsi una all'altra. È il mondo in cui un'anima ancora immacolata attende a braccia aperte il ritorno a casa dell'anima umana e dall'altro invece combatte le sue battaglie con quelli che ancora considera nemici esterni a se stessa, esterni all'anima. La parte inferiore del mondo astrale, del mondo animico, è ancora un luogo di contrasti, è un luogo di lotte ed è un luogo della purificazione dell'anima. L'apprendista, iniziato a compagno, comincia a viaggiare e questo viaggio è un viaggio esterno nel mondo, ma è anche un viaggio interiore nel mondo dell'anima. Il compagno dovrà destreggiarsi mantenendo una purità interiore, una purezza del cuore, e al contempo riconoscendo che i nemici non sono solamente esteriori, ma sono delle immagini interiorizzate di sé, che ancora non conosce e che si presentano a lui come la sua ombra, i suoi stessi oppositori. Thank you.
Eccoci arrivati quasi in vetta al parco. Siamo quasi a 134 metri sul livello del mare e di fronte a noi si sviluppa un panorama bellissimo che nemmeno la civiltà contemporanea è riuscita a rovinare. Siamo passati dall'ingresso al feudo fino all'arrivo del castello. Questo è ciò che ci promette un'elevazione dello spirito, rivedere il mondo con occhi diversi pur essendo sempre nello stesso piccolo feudo medievale. Improvvisamente siamo in grado di vedere questo e adesso salendo su per la collina ancora queste poche decine di metri ci troveremo di fronte alla grande sorpresa del castello, che altro non è che una sorta di piramidetta iniziatica posata su tutta la costruzione, l'apice al quale dovevamo arrivare. Da una parte il mare, l'impatto del sole forte e del nostro passato. Da una parte i monti, con l'oscurità della selva, il nostro divenire. Siamo all'interno del castello e io mi trovo precisamente sull'asse del mondo che dal centro della terra attraversa l'acqua della cisterna rituale, questo piano che rappresenta la materialità dell'uomo, il piano successivo che rappresenta lo stato animico e la spiritualità totale che si riuscirà a raggiungere quando tutte le anime avranno capito di essere cosa unica. Il castello del capitano, anche nella sua planimetria, spiega il messaggio del suo ideatore. La sala delle armi, la materia grezza che deve essere trasformata tramite il fuoco all'interno della cucina, in questa cucina direi oggi praticamente fiabesca, all'interno dell'acqua, nella sala da toilette che materialmente concedeva alle signore che arrivavano su con i loro lunghi abiti di rimettersi in forze per poter ripartire, e poi la quarta porta che ci porta su al distacco della materia grazie ad una scala incantevole composta dai 33 gradini che ci parlano dei 33 momenti di liberazione del rito scozzese. Siamo giunti nel punto più alto del percorso e qui il castello del capitano è insieme un luogo, un edificio e un uomo. In un certo senso è il capitano stesso. Il colore rosso, argilloso del castello rimanda a una nomenclatura occulta dell'Adamo, chiamato anche Adamo della Terra Rossa. Questo uomo originario intessuto nei quattro elementi che l'apprendista ha lavorato da un punto di vista fisico, il compagno ha ritrovato e compensato nell'anima e il maestro ora può disporre con il suo buon governo. Il capitano è il maestro, è lo spirito che finalmente è entrato nella corporeità fisica e nell'anima. Il castello rappresenta dunque un Adamo ricomposto, un'umanità che ha ritrovato il suo spirito. E qui, dove sta l'asse del mondo, siamo sospesi tra due stelle ad otto punte. Una stella superiore ed una inferiore, ricordandoci delle figure femminili col quale nella tribuna gotica abbiamo cominciato il nostro viaggio, che fiancheggiavano il volto del Cristo, e poi ancora nella figura femminile
della Madonna all'inizio del secondo atto, nel momento dell'iniziazione a compagno. Qui le due figure femminili sono rappresentate dalla stella, come la stella dei tarocchi è una stella ad otto punte, è Sirio, è la stella dell'iniziazione, è il sole occulto a cui l'uomo tende in tutta la sua anelito verso il divino. Al di sopra di noi sta lo Spirito. Per raggiungere lo Spirito che corona questa nuova creazione, questo nuovo Adamo, il castello del Capitano, noi dobbiamo scendere per una spirale di 33 gradini attraverso la porta dell'aria. Così le altre tre porte che si aprono in questa stanza rappresentano gli altri tre elementi. Abbiamo l'armeria con l'elemento della terra, la cucina con l'elemento del fuoco e il bagno con l'elemento dell'acqua. Attraversiamo ora la porta dell'aria e ascendiamo per questi 33 gradini. Abbiamo asceso i 33 gradini di questa scala a chiocciola. I 33 gradini sono la rappresentazione simbolica delle 33 vertebre della colonna vertebrale e dunque giungiamo in cima alla colonna vertebrale, al cranio. Questa torre del Capitano che si apre con questa visione astrale. La volta con i disegni floreali rappresenta la fioritura del pensiero, il pensare vivente. Un pensare in cui le idee diventano dei personaggi, sono dei volti, sono degli dei che sovraintendono all'incarnazione dello spirito umano attraverso la volta cranica. È attraverso l'asse del mondo che passa dall'alto della torre del Capitano verso il basso, attraverso il centro e punta ad una cisterna segreta nascosta sul pavimento del castello del Capitano. È lì dove si raccolgono in questa cisterna cubica tutti gli influssi spirituali ed astrali che si incarnano nel corpo fisico dell'uomo, ritornato ad uno stato di perfezione, simile in qualche modo a quello precedente visto nel pavimento della Sala Verde e ora nuovamente restaurato a una più perfetta visione, così come il compagno ha lo scopo di sgrossare, di dare gli ultimi colpi per sgrossare la pietra grezza e portarla come maestro a una pietra perfettamente cubica. Siamo arrivati in vetta, il viaggio si conclude per la prima parte dell'ascesa in questo punto, dove l'asse del mondo svetta l'energia di tutto il pianeta nell'infinito e dove tutte le anime che hanno avuto la capacità di ritrovare la propria consapevolezza si riuniscono in una solo, che è quello dell'unità. L'unità nell'Ottocento di Michele Canzio era rappresentata da questo 360 gradi senza interruzione, partendo dal Monte di Portofino, tutto il mare ligustico, in giornate più serene di questa la Corsica che spunta, fino ad arrivare a Caponoli ed oltre, dove comincia l'Appennino che si snoda in tutti questi infiniti piani per tornare a Portofino.
Questa è una rappresentazione perfettamente naturale dell'unità del mondo e Michele Canzio ha saputo coglierla completamente per spiegare che cosa vuol dire diventare tutti uno. Dall'ingresso al del parco abbiamo continuato a salire fino ad arrivare qui, in vetta al monte. Qui ci viene spiegato che potremo raggiungere un'unità con l'infinito e se vogliamo chiamarlo così con Dio, ma nello stesso tempo ci viene ricordato che in questa vita, in questo momento della nostra vita, abbiamo ancora molto da fare e dobbiamo cominciare a scendere per incontrare i risultati di queste scelte che l'umanità ha fatto, prima di tutto quella di questa guerra disastrosa, e andremo a vedere come si fa a conquistarsi il paradiso. Una morte cruenta ha eliminato questa umanità che ha fatto delle scelte sbagliate, che si ritroverà adesso a pochi passi dentro a queste sepolture. Sepolture intriganti proprio dal punto di vista della loro forte materialità, perché si portano dietro ancora il messaggio della vita quotidiana. Lui, il capitano, è sepolto in un grande mausoleo in uno stile neogotico perfetto, mentre i suoi soldati sono sepolti come poveri corpi nella terra, nel vecchio cimitero. Questa scenografia magnifica, per la sua qualità architettonica, nasconde in fondo un messaggio che è molto crudo, quello che una vita spesa per il governo di una materialità efferata non può portare altro che ad una morte cruenta che lascia l'anima in uno stato di desolazione. Tant'è vero che qui finisce il secondo atto del parco e il terzo si aprirà con l'aprirsi degli inferi a quest'anima che cerca consolazione. E quindi da qui si scende, e consiglio a tutti di scendere con
la sensazione di essere un'anima senza corpo, di essere alla ricerca di qualcosa che va bene al di là di questa materialità raccontata con queste forme quadrate, cubiche, con questo numero 4 che si muove continuamente per tutto l'atto e che ci racconta di cose dense, pesanti, materiali. Raggiungendo l'apice di un percorso iniziatico come quello che abbiamo visto dall'apprendista al compagno, raggiungendo la maestria e quindi in qualche modo potendo manipolare gli elementi, una volta che il dominio sulla materia massimo è necessario trascendere la materia e quindi abbandonare quella che è l'aspetto corporeo per entrare nuovamente in quello animico e poi quello spirituale con una rinnovata coscienza, con una presenza spirituale nuova. E qui nel mausoleo noi in un certo senso vediamo da un lato la perfezione che può raggiungere la materialità, ma che è anche allo stesso tempo una morte, una forma di morte, una forma di estrema cristallizzazione. Quindi quella pietra cubica che aveva accolto lo spirito nel castello del capitano, ora, nel momento in cui si esce dal corpo stesso, rimane come una sorta di guscio, per quanto perfetto, comunque incapace di portare al di là nel viaggio che attende l'anima del capitano e lo spirito del capitano oltre, in quelle che saranno poi il viaggio in un purgatorio e nel paradiso.